I cristiani evangelici hanno diverse vedute sul ritorno di Cristo. In particolare se Gesù tornerà prima dei 7 anni della tribolazione in segreto, per rapire la Chiesa prima dei 7 anni della tribolazione, e poi tornare pubblicamente nella terra. Penso che il 90% dei credenti nati di nuovo crede che Gesù tornerà prima dei 7 anni della tribolazione, prima che la tribolazione inizi, con un rapimento segreto della Chiesa. Anch'io ci credevo quando ero un cristiano giovane, perché mi era stato insegnato così. Ma mentre studiavo le scritture attentamente, ho scoperto che non è vero. E cercando nel Nuovo Testamento non sono riuscito a trovare neanche un verso, e ho studiato per 50 anni, ho scoperto che era solamente un insegnamento di un uomo cresciuto in Inghilterra 150 anni fa, John Nelson Darby. A quel tempo nessuno avrebbe mai creduto nella persecuzione che c'è in Cina o nell'avvento del comunismo. Darby è cresciuto in un paese che non ha mai conosciuto la persecuzione e ha creato proprio una dottrina confortevole. Molti di voi conoscono la storia di Corrie ten Boom, la donna tedesca che fu imprigionata in un campo di concentramento nazista. Ne uscì fuori e andò in Cina. E si incontrò con alcuni pastori che erano stati imprigionati dal comunismo. E gli dissero: la ragione per cui molti cristiani perdono la fede è perché i missionari non gli dicono mai che devono passare per delle tribolazioni e persecuzioni. Gli dicono solamente: Gesù sta per tornare, stai attento. Aspettando il ritorno di Gesù è arrivato il comunismo che ci ha perseguitati. E questo non è successo solo per 7 anni, ma è durato tanti anni. La dottrina del pre-tribolazionismo non prepara la gente alla persecuzione. 20 anni fa ho iniziato a predicare in India. Dobbiamo preparare l'India per la persecuzione. Il 90% dei credenti non è d'accordo con me. Dice che è una falsa dottrina quella che dico. Ma è quello che sta succedendo in India oggi. Nell'ultimo anno vediamo molto di più i cristiani uccisi. E noi crediamo che la persecuzione arriverà in tutte le nazioni e dobbiamo rimanere fedeli. Dobbiamo rimanere fedeli al Signore. E se cerchiamo una vita confortevole, scordiamoci di essere cristiani. Se vuoi essere un seguace di Cristo, ricorda quello che ha detto Cristo. In Giovanni 16,33, nel mondo avrete tribolazione. Ma fatevi coraggio e non perdetevi d'animo. Io ho vinto il mondo. Un'ultima cosa prima che vada avanti. Quali sono le cose che devono accadere prima che ritorni Gesù? Ve lo mostro in 1 Tessalonicesi 4,16. Il Signore stesso scenderà dal cielo con un grido, con voce d'arcangelo, con la tromba di Dio, e i morti in Cristo risusciteranno per primi. Così il Signore verrà dalle nuvole, i credenti verranno presi dagli angeli da ogni parte del mondo con delle trombe. Questa è la venuta del Signore, cioè il rapimento, quando Gesù ci porterà con sé. La differenza tra Matteo 24 e 1 Tessalonicesi. In 1 Tessalonicesi 4 non dice quando accadrà, dice cosa accadrà. Ma quando vai in Matteo 24, Gesù dice quando accadrà. Allora leggiamo in Matteo 24, 29, nel contesto si parla della grande tribolazione, nei primi versetti. Versetto 21, ci sarà una grande tribolazione in quei giorni. Versetto 29, immediatamente dopo la tribolazione, non prima, immediatamente dopo la tribolazione il sole si oscurerà, e la luna non darà il suo splendore, allora il figlio dell'uomo apparirà dal cielo, nelle nuvole dal cielo. Versetto 31, con gli angeli, con la tromba, e gli eletti saranno riuniti in cielo dai quattro venti. E Gesù sapeva di cosa stava parlando. Quando ho letto queste parole sono andato a fare confronti con altre scritture e mi sono domandato come mai i cristiani credono a qualcos'altro. È il nemico che ha fatto questo. Seconda Tessalonicesi capitolo 2, metto questi versi, dall'1 al 3. Or fratelli, circa la venuta del nostro Signor Gesù Cristo e il nostro radunamento con Lui, il rapimento,
Versetto 2. Non siate sconvolti né turbati da qualche altro messaggio dato da noi. As if it were from us. Verse 3, this is the verse I want you to see. 2 Thessalonians 2, verse 3. Versetto 3. Nessuno vi tragga in errore in alcuna maniera. Ascoltate queste parole. Nessuno vi tragga in errore, poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato. Un grande sdeviamento dalla fede, ed è proprio quello che sta accadendo. Finché l'anticristo, l'uomo del peccato, non sia rivelato, il figlio della perdizione, l'avversario, colui che si innalza sopra tutto quello che è chiamato Dio ed oggetto di culto, fino al punto di opporsi a sedere nel Tempio di Dio, mostrando se stesso e dicendo che egli è Dio. Quando sarà rivelato, il Signore verrà. Dobbiamo essere pronti per il ritorno di Gesù. Ma dobbiamo anche essere pronti per questo tempo di tribolazione che la Chiesa deve affrontare. E questo è il tempo in cui ci dobbiamo fortificare nella fede. Un proverbio militare dice: più dormi in un tempo di pace e meno sarai pronto per la guerra. Più ti prepari in un momento di pace, più sarai pronto per la battaglia, quando il tempo di tribolazione verrà.